Non sono un bugiardo. Ho ucciso migliaia di persone. Ho soddisfatto più tossici di tutte le aziende farmaceutiche messe insieme. Ho sottratto figli ai genitori, mogli ai mariti. Ho sterminato intere generazioni. Ma bugiardo no, non lo sono. Gli altri sono crimini contro l'umanità. Mentire è un crimine contro se stessi. Sono il capo dell'organizzazione del Santa Blanca. Il vostro cartello. Ho fatto un sogno. Una terra dove far crescere la nostra coca, dove produrre cocaina. Dove avrei potuto fare affari senza polizia, governi, eserciti e yankee. Nel mio sogno, una donna mi ha chiesto: sogno, mio. E se avessi un paese tutto tuo? Come Mosè, ho guidato il popolo verso la terra promessa, Bolivia. Venimmo qui e comprammo i campi di coca. Il resto l'abbiamo preso. Abbiamo comprato polizia, esercito, giudici, politici. Stavamo per diventare noi il governo. Eravamo un soffio da realizzare il mio sogno. Di creare un narcostato. La nazione del Santa Blanca. La settimana scorsa un ordigno è esploso fuori dall'ambasciata americana a La Paz, Bolivia. Due Marines sono rimasti feriti nello scoppio. Due giorni dopo, un contatto CIA in Bolivia centrale ci ha dato queste immagini. Gli analisti hanno identificato l'uomo nella foto come l'agente speciale della DEA Ricardo, Ricky Sandoval, un mio amico. Sandoval ha passato gli ultimi 6 anni a indagare sull'industria della cocaina del posto. Abbiamo motivo di pensare che Sandoval fosse l'obiettivo di quella bomba. L'attentato non ha avuto successo, così lo hanno affrontato direttamente. Sandoval è stato catturato, torturato e ucciso. Poi si sono disfatti del corpo, dobbiamo ancora recuperarlo. Il nostro obiettivo, il gruppo responsabile della bomba all'ambasciata e della morte dell'agente Sandoval, è l'organizzazione di narcotrafficanti nota come Cartello Santa Blanca. Ieri erano solo dei narcos. Oggi sono narcoterroristi. All'inizio il governo boliviano si è opposto al cartello messicano. Ed è nata l'Unidad, un'unità speciale dell'esercito boliviano, ma è stato un flop. Migliaia di cadaveri dopo, politici, poliziotti e giornalisti sono diventati specie a rischio. Il governo boliviano è imploso. A corto di opzioni, il nuovo presidente ha siglato un patto con i Santa Blanca. Voi smettete di uccidere e noi chiuderemo entrambi gli occhi. Da allora il Santa Blanca ha trasformato la Bolivia nel fulcro del narcotraffico sudamericano. Grazie agli amici in Messico hanno anche una via di accesso agli Stati Uniti e al Canada. L'unico modo per fermare il Santa Blanca per sempre è smantellarlo pezzo dopo pezzo. Il cartello è organizzato in 4 settori. Produzione, contrabbando, sicurezza e influenza. Al vertice c'è El Jefe de Jefes. Il capo dei capi. È il sogno.